Mi chiamo Sebastiano e sono il CEO di Oply. Il nostro progetto nasce ormai circa 2 anni e mezzo fa da una chiacchierata fra me e Tommaso, il mio primo socio. Il tema della discussione era la complessità della filiera alimentare italiana, ma in generale mondiale. E la domanda principe è stata: ma se dovessimo oggi ricreare una filiera alimentare, ricreeremmo la stessa che adesso vediamo e di cui abbiamo l'esperienza tutti i giorni? Ma probabilmente no. La filiera è lunga, la filiera ha tanti terzisti che porta via tanti ricavi al contadino, all'agricoltore, all'allevatore. E questo nega e impedisce all'agricoltore di fare investimenti sulla qualità del prodotto e sulle nuove tecnologie e quindi di garantire un'alta qualità per poi l'acquirente che va a consumare la merce. Quello che abbiamo strutturato è una nuova filiera corta, ossia della dimensione di una provincia, anche meno, in cui ogni consumatore può acquistare prodotti freschi senza necessità di magazzino, ordinati ed acquistati in un giorno e consegnati il giorno successivo. Oggi molti di noi si riforniscono nei luoghi in cui è più comodo rifornirsi, grande distribuzione, ad esempio ci sono tanti supermercati, in cui ovviamente la guerra spesso e volentieri è sul prezzo. Non c'è niente di male in questo, se non fosse che a rimetterci in prima persona sono i produttori. Quello che fa Oply semplicemente è rendere l'acquisto in filiera corta e quindi di qualità efficiente, rapido e semplice. Quello che vediamo ormai tutti i giorni ci dimostra che c'è soltanto un tipo di futuro, ossia la sostenibilità. Questo spesso e volentieri è una frase fatta, ma è bene ricongiungersi con il vero significato di questo termine. In questo momento tante realtà agricole italiane vengono abbandonate a vantaggio di realtà che stanno da altre parti del mondo e che vengono sfruttate e che vengono anch'esse rovinate in nome di una globalizzazione dei consumi folle. Quindi l'unico futuro che abbiamo di fronte è un futuro in cui le nuove generazioni andranno a mangiare, a consumare, ma il cibo è soltanto una parte di questo futuro, ciò che viene prodotto nella loro zona. Perché basti considerare che i dati più recenti in fatto di consumo e di trasporti parlano di una distanza media percorsa del cibo che mangiamo di circa 1900 km. Bene, qua si tratta di portare un'alternativa. Noi l'alternativa la portiamo, ce la mettiamo tutte e siamo appassionati di questa alternativa, ossia che si può mangiare prodotti che non percorrono più di 80-100 km. Diciamo che il chilometro zero secco non può esistere, ma già passare da 1900 km a 100 km a dire tanto è un bel passo.